Sta laggando tutto! A piano! Cosa sta succedendo? Non ce la fa! Esteticamente non è brutto. Direi che è il momento però di disintegrarlo. Non si è impallato tutto! Faccio solo notare che sulla scatola dell'iPhone c'è scritto Android is a trademark of Google Inc. Not good. Io non so bene da quando Google abbia iniziato a fare iPhone o Apple abbia iniziato a fare Android. Evidentemente un telefono in edizione limitata in collaborazione Google x Apple. È una cosa dall'inestimabile valore che ce l'ho solo io. Che culo! E ciao a tutti ragazzi, qua è Meme che vi parla e oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video bomba nel senso pieno, perché appunto è un video in cui potrebbe esplodere qualcosa tra cui io, perché appunto finalmente dopo solo un mese e qualche giorno è arrivato l'iPhone 13 di Wish che abbiamo ordinato in questo video qua, che se vi siete persi vi invito ad andare a vedere prima di continuare questo, perché appunto in quel video lì abbiamo visto tutti i vari modelli che siamo riusciti a trovare su Wish e alla fine abbiamo comprato questo per il prezzo di tipo 80 euro, una cosa simile. Ma mi raccomando signori, prima di cominciare subito un bel like, perché un like vuol dire una preghiera per il sottoscritto. Io ve la butto lì, se arriviamo a 2000 like faccio la sfida 24 ore utilizzando solamente l'iPhone 13 di Wish. Nel caso arrivassimo invece a 4000 like la sfida aumenterebbe ancora, quindi sarebbe 48 ore. Nel caso arrivassimo a 8000 like, che è impossibile, sarebbero 4 giorni solamente con l'iPhone 13. Insomma, fate voi, lasciate un like se volete vedermi soffrire. Per non perdere i prossimi video riguardanti questo telefono e altre cose mi raccomando una bella iscrizione e campanellina. E adesso direi però di andare a vedere, prima di ambozzarlo, che cosa abbiamo comprato. Andiamo quindi qua adesso su Wish. E allora se io vado nella lista Idoka, nella mia cronologia degli ordini, possiamo notare questo 2021 nuovo i13 Pro Max 12 giga più 512 giga. Quindi abbiamo 12 giga di RAM, ragazzi, una cosa, è un PC da gaming, cioè è un telefono da altro che ROG Phone. Consegnato il 27 ottobre, la consegna prevista era 12-19 ottobre. Si sono sbagliati di 8 giorni e abbiamo pagato questo iPhone 13 di Wish la bellezza di 89 euro. Adesso voglio andare a vedere l'articolo. Per esempio clicco qui su... Oh, dai, ma non è possibile, dai, ma è fatto apposta. L'ho detto io, era una cosa talmente in edizione limitata che ce n'avevano uno disponibile. L'ho comprato io. Il prodotto non è più disponibile su Wish. Grazie. Io l'ho già aperta sta scatola, ho anche già visto il telefono, l'ho anche già acceso, ho già fatto tutto sul telefono. E perché, vi direte voi? Perché io sto video l'ho già registrato una volta. Però sono un e ho messo su OBS 360p come risoluzione. Di conseguenza ne è venuta fuori una cosa che più o meno era... Vi prego di perdonare questa mia piccola incertezza, potete dirmi che sono un pirla nei commenti, grazie. Abbiamo la scatola che si presenta in questa maniera qua e possiamo notare subito come sia la scatola di un iPhone. Dovevano solamente più scrivercelo sopra ed era un iPhone. Non vi sembrano uguali le due scatole? No? Sì, sì. Un lato, poi adesso abbiamo le specifiche. Occhio, tenetevi che ci divertiamo. Abbiamo qua la scritta i13 Pro Max. È arrivato versione EU, che io però mi ricordo di aver comprato la versione AU. Sto facendo i versi delle scimmie. Colore bianco, non perché fosse bello, perché gli altri costavano il doppio. Abbiamo addirittura 12 giga di RAM, come se non bastasse, 512 giga di storage. Potete minare bitcoin su questo iPhone. E lo credo bene. Abbiamo poi il face recognition, che è ovviamente un altro modo per chiamare il face ID. E poi abbiamo un decacore, che presumo sia un processore decacore. E il problema è che non ci dicono qua, ci dicono solo decacore. Questo ragazzi, 10 core, 20 threads, un i9 9900K. Potete giocare a Fortnite, 2000 FPS. Vediamo cosa è arrivato signori, ci sarà un iPhone, ci sarà un sasso, cosa ci sarà qui dentro? Avete 0,5 secondi per scriverlo nei commenti. Andiamo ad aprire la scatola signori, all'interno del... Oh mamma mia, questo è palese il packaging che c'è anche nell'iPhone 3, cioè è proprio così. Qua possiamo intravedere addirittura il fornello del gas, molto bello. Colore bianco è arrivato, ok, il colore l'hanno azzeccato, strano. E niente, qui dentro poi abbiamo l'iPhone, ma no spoiler, e andiamo ad aprire il resto della scatola, che ho già aperto, ma facciamo finta di niente. Come scatola vi dirò che ci siamo, siamo quasi ai livelli di un iPhone. E all'interno della scatola, ok, come è messo, come sono messe le cose, un po' meno ai livelli di un iPhone. Allora, abbiamo queste qui che sono... Noni. Abbiamo le cuffiette, quelle che tipo ti davano alle giostre con l'MP3 che non funzionava mai. Le cuffiette cinesi brutte, queste avranno 200 malattie dentro. Sì. Le istruzioni su come andare a fare degli attentati usando il telefono, cioè no, come usare il telefono. E poi abbiamo allora l'alimenta, ma cos'è ragazzi? Aspettate che vi dico quanto è piccola.
Sì, no, è tipo 5 centimetri, una roba simile. Perché 25 meno 5 fa 20, quindi è 5 centimetri. E infine abbiamo il cavo di alimentazione, che ovviamente dovrebbe essere un cavo lightning. Vediamo. Non so voi, ma il cavo lightning io me lo ricordavo diverso. Ah, non lo so io. La madonna, ma è super rifornita sta roba. Abbiamo addirittura una cover per il nostro iPhone. Vabbè, vabbè, cover comunque carina. E c'è altro nella scatola. Oddio, ma questo non l'avevo visto, raga. No, vabbè, cioè ci danno veramente insieme anche il vetro protettivo di scorta. Wow. Probabilmente la cover, il cavo, l'alimentatore, le cuffiette, tutto quanto insieme costa più del telefono. Vediamo dove sono andati i miei 80 euro. All'interno di questa pellicola. Vabbè, no, che meraviglia. Sì, se ve lo state chiedendo, la pellicola sopra è piena di bolle perché l'ho rimessa io. Ma il dietro è bello, ma è bello dietro. Cioè, più che un iPhone, in realtà mi ricorda un Pixel. Basta che ci mettete la G di Google sopra ed è un Pixel. Non è così brutto, anche come feeling, non è male. Se dietro non c'è il male, davanti c'è il demonio, perché appunto vedo già qui delle scritte tipo menu, home e back. Spero ovviamente che quando lo accendo non si accendano i tasti fisici qui sotto, perché sennò potrei fare questo. Ma andiamo adesso a rimuovere questa pellicola e mamma mia, signori. Abbiamo il nostro iPhone 13 di Wish, che si presenta in questa maniera qua. Esteticamente è anche bello. Abbiamo il notch qui sopra, che effettivamente ricorda un po' quello di iPhone 13, solo che i bordi sono rimasti i bordi di iPhone X. Abbiamo la fotocamera in centro e poi sotto abbiamo un bordone colossale, galattico, incredibile. 3, 2, 1. Attenzione, vediamo. Allora, oddio, no, lo sapevo. Perché? Fammi anche il suono adesso, dai, fammi il suono, quello bello. One eternity later. Madonna, è lento. Eccola qua. Musica per le mie orecchie, una boot animation che ha laggato più dell'ordissimo. Android Start. Io di solito sugli iPhone mi ricordavo che veniva benvenuto. La madonna! Abbiamo fatto l'affare del secolo. Guardate il nostro iPhone come arriva già bello così. Vai, parti. Cos'è questa roba? Voi se lo guardate così dite: ok, carino, sembra un iPhone. Spiegate esattamente cosa vi è venuto in mente a mettere tipo lo sfondo di iPhone e il menu di Samsung. Perché ci sta il coso di Samsung? C'è il tema Samsung. Non buona. Ve l'ho detto io, è una collaborazione, si è ancora più estesa. È un Google X, Apple X, Samsung. Tra qualche anno lo vendo a un prezzo unico, incredibile, su eBay. Trottata a parte, vi dirò che non è neanche bruttissimo a vedersi. Nel senso, cioè, allora, queste qui sono le applicazioni che ho installato io prima. Prima cosa che voglio andare a verificare è che Android c'è sopra. Cioè, no, scusatemi, che versione di iOS ci sopra? Ci sarà iOS 15? Oddio. Ragazzi, questo non è un colpo al cuore, questo è un calcio nei co... Ragazzi, questo è Android 3. Che cazzo di Android 5 c'è su sta roba? Cos'è questo? Non so voi, ma l'iPhone me lo ricordavo fatto un pochino meglio. Mi sento un po' scammato, non so voi, perché Android version 10 con queste impostazioni non mi sembra proprio Android 10. Scusami, ma veramente... No, no, è falso. Effettivamente il robo di Android 10 è questo. Però vedete i bordi dell'1 che sono tutti sfocati? Cioè, mi sa di falso. Memory, vediamo un attimo. Allora, memory. La madonna. Storage USB, vediamo. Vabbè, raga, no, no, no. Se l'hanno falsificato, però si sono impegnati. Proviamo quindi con CPU-Z e vediamo che CPU abbiamo. 10X ARM Cortex A7. Oddio, sa... ARM Cortex A7, 32 bit microprocessore. Hanno... Ma cosa? Lanciato nel 2003, ma sei serio? C'è una CPU di 10 anni fa dentro a sto coso. Dashboard, allora. Oh! Ecco svelato il mistero. Ragazzi, ma questo fa più schifo del telefono di AliExpress da 40 euro. Risoluzione dello schermo, abbiamo 480p, una cosa spettacolare, ovviamente ultra full HD come era scritto lì. Oh, la RAM, ecco la vera RAM, ragazzi, non era 12. RAM size 1 gigabyte. Ma Dio mio, lo storage, no, 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 ma questo è peggio ancora. Ma almeno il telefono di AliExpress 8 giga di storage ci leva, questo c'ha 5 giga di storage. Stacca, stacca. Ecco perché ci sta Android Go qui sopra. Ecco, già che ci siamo, vediamo che Android ci sta, no? Perché Android 6.0 Marshmallow Go Edition abbiamo qui sopra. Direi che è il momento di andare a testarlo un po', perché essendo un iPhone dovrebbe farmi le foto incredibili. Essendo un iPhone in collaborazione con Google che somiglia a un Pixel, direi che dovrebbe farmele ancora più incredibili. Vado quindi ad aprire la fotocamera e allora vediamo subito la foto.
No, raga, abbiamo quella fotocamera che c'ha il Parkinson, guardate. Le tre telecamere che ci sono qui dietro probabilmente sono false. Cioè, ne funziona una che avrà un megapixel. Abbiamo tre fotocamere, il grandangolare dovrebbe andare. Guarda come funziona bene il grandangolare. Lo zoom almeno? Ce l'abbiamo? È lo zoom, grazie. Per capire, questa qui è la mia tastiera, no? Questo è lo zoom, ma... che sta tirando di quelle laggate. Madonna mia, madonna, guarda quanto lag, quanto sta laggando, non ce la fa, non ce la può fare. Scandalo. Guardate i dettagli, non si vedono più i dettagli, sono spariti i dettagli. Mi piace come si siano impegnati per cercare di ricreare il tema Samsung quando questo è un iPhone. Non ho capito. Vi dico la verità, mi aspettavo molto molto peggio, perché, cioè, non fa schifo. È più bella questa qua che l'altra. Vediamo subito questa bella foto, allora, possiamo notare come YouTube appunto sia molto fluido. Vediamo come suonano sti due belli speaker. Allora, il touch, oddio raga, guardate con che ritardo. Allora, finché siamo sui bassi. Eccolo che sta gracchiando, aspettate. Riesce a gracchiare pur essendo basso, cioè si sente bassissimo, ma gracchia lo stesso. Sta gracchiando tutto. Sta gracchiando di brutto, ragazzi. Allora, sì. No, sta laggando tutto. A piano, cosa sta succedendo? Non ce la fa, non è possibile. Chiudi, basta. Cosa sta facendo? Posso dire che però la cosa del notch esteticamente è carina almeno. Cioè, questo lo possiamo salvare. Esteticamente non è brutto. Direi che è il momento però di disintegrarlo. Apriamo pure Clash, vediamo quanti secoli ci mette. Visto così sembra un iPhone però. One eternity later. Benvenuti nel chest opening più piccolo d'Italia. Abbiamo un baule d'oro per noi. Non si apre. Ti è impallato di nuovo. Non si è impallato tutto. Qua intanto si sta scaldando sempre di più. La torre del re tagliata. Io non so quanta vita abbia, non so che livello è. Lo start non è male. Hello guys. Però tua madre veramente, oh, ma tua madre è... Oddio, con che ritardo l'ha messo. Sì, è però veramente la madre che lavora, eh. Va bene, abbiamo perso l'unica partita. Spegniamolo, grazie, via. Che bello questo suono, ragazzi. Cioè, proprio welcome. Ma perché welcome? Perché welcome se sto spegnendo? Ma almeno la logica. Buongiorno. Buongiorno. Non capisco. Vabbè, andiamo, basta. No, basta più. E quindi, signori, anche per quest'oggi, per fortuna oserei dire, è tutto. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. E se così fosse, invito ovviamente a lasciare subito un bel like. Mi raccomando, arriviamo a 2000, 4000, 8000 e così via. Mi piace. Se volete che io vada a fare la sfida 24 ore, 48 ore, 2 giorni, una settimana, una vita intera, usando solo questo telefono qua. Se non volete perdere nessun nuovo video di questo canale, di questa serie e altri video simili, vi ricordo che potete iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Se volete parlare con me, avete consiglio o altro, in descrizione vi lascio il link a tutti i miei versi social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. Noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.